La Pistoiese domani al Melani ospita la Gian Erminio, sarà una sfida difficile contro un avversario tosto che non molla mai, capace di vincere nell'ultimo turno con la Cremonese, e la Pistoiese dovrà affrontarla senza quattro pedine importanti, le assenze di Colombo e Zanon per infortunio, unitamente a quelle di Minotti e Bellazzini per squalifica, creano non pochi grattacapi a mister Remondina, che sarà costretto a studiare alcune contromisure, tra le quali ci sono appunto anche l'ipotesi di un cambio di modulo, con il potenziale debutto anche del nuovo arrivato, l'attaccante Claudio Sparacello. Beh, mi aspetto una battaglia in virtù del fatto, prima per le questioni climatiche, perché domani sicuramente il campo sarà pesante, è prevista anche pioggia, per cui quando c'è un campo pesante bisogna che i giocatori si esprimano al massimo delle loro possibilità fisiche, perché è normale, per cui sarà una battaglia sotto l'aspetto fisico, però non bisogna dimenticare che le partite si vincono pensando e soprattutto facendo funzionare il cervello, che fa funzionare poi le gambe. Assenti Colombo e Zanon ancora per infortunio, in più gli squalificati Minotti e Bellazzini, quattro assenze abbastanza pesanti. Sì, direi di sì, abbiamo dato via anche Finocchio in quel ruolo, però abbiamo acquisito Sparacello davanti e Fissore dietro, per cui questa partita di sicuro Sparacello farà parte. Devo decidere se farò partita all'inizio o partita in corso, per vedere se e capire se è più utile a partita iniziata oppure dall'inizio della gara, insomma. Ecco, tra le ipotesi sul piatto c'è anche un cambio di modulo dall'inizio, magari per appunto andare meglio incontro agli interpreti della partita. Direi di sì, per cui adesso valuterò, insomma, se partire con un 4-3-3 o partire con un 4-3-1-2 o con un 4-4-2, vedremo. La conferenza stampa della vigilia è ospitata qui al Narzeri Campus di Vannino Vannucci. Ecco, come vedi la gara di domani? La vedo, come ho sentito un po' anche dal mister, non facile, una partita per le assenze che abbiamo e per la forza della squadra che andiamo a incontrare, una partita diciamo sulla carta difficile, però è vero che anche che la Pistoiese viene da due risultati importanti, uno del derby e uno con la Pontedera, dove ha dimostrato di essere finalmente una squadra diciamo equilibrata in tutti i reparti, anche con l'aggiunta di questi nuovi acquisti che sono arrivati recentemente. Cioè abbiamo un paio di assenze importanti, però insomma io sono fiducioso che i ragazzi faranno una bella partita di fronte, spero, ad un bel pubblico.